Carissimi fratelli e sorelle, dal luogo santo della Porziuncola sono lieto, insieme a tutta la fraternità che custodisce questo santuario, di dare il benvenuto al Reverendissimo Padre Massimo Fusarelli, Ministro Generale dell'Ordine dei Frati Minori, che presiede questa solenne celebrazione, al Reverendissimo Padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa, Guardiano del Santo Monte Sion e del Santissimo Sepolcro di Gerusalemme, che ha presieduto il triduo di preparazione a questa solennità del perdono, a Sua Eccellenza Mauro Maria Morfino, Vescovo di Alghero Bosa, che assiste a questa celebrazione, a tutte le autorità religiose delle famiglie francescane del primo e del terzo ordine, a tutti i sacerdoti concelebranti. Un saluto alle sorelle Clarisse in comunione di preghiera con noi in questo giorno di festa. Un saluto alle autorità civili rappresentate nella persona del sindaco di Assisi, dottoressa Stefania Proietti, alle autorità militari, ai rappresentanti delle confraternite di Santa Maria degli Angeli, della Proloco e dei priori di Sant'Antonio, alla Corale Porziuncola. Un saluto a tutti i pellegrini giunti da varie parti del mondo. Questa piccola porzione di mondo si apre e ci invita ad aprirci al perdono, ricevuto e offerto. In questo tempo le guerre, le tante forme di tensione, di violenza, di sopraffazione e di rifiuto dei piccoli ci fanno desiderare e chiedere con forza che la porta del perdono sia sempre aperta, perché da queste ferite venga una vita nuova di riconciliazione e di pace. Affidandoci alla Vergine degli Angeli come pellegrini, ci prepariamo a varcare la soglia della Porziuncola, porta sempre aperta e grembo di misericordia, per ricevere il dono della misericordia e ripartiti rinnovati nell'amore a Dio e ai fratelli tutti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, il perdono, la misericordia da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In particolare oggi il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia e ci prepara alla festa del perdono. Con fiducia di figli riconosciamo i nostri peccati e invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Guarda, Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo della Beata Vergine Maria, Regina degli Angeli, e fa che per sua intercessione possa partecipare alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. La sapienza fa il proprio elogio,
in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria. Come un terebinto io ho esteso i miei rami, e i miei rami sono piacevoli e belli. Io come vite ho prodotto splendidi germogli, e i miei fiori danno frutti di gloria e ricchezza. Io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. Eterna sono donata a tutti i miei figli, a coloro che sono scelti da Lui. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele. Il possedermi vale più del favo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti bevono di me avranno ancora sete. Parola di Dio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Santo, santo, santo. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. La potenza del suo braccio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, noi quando eravamo fanciulli eravamo schiavi degli elementi del mondo, ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria.
Maria. Entrando da lei, disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine. Parola del Signore. Francesco, dimorando qui nella Porziuncola, supplicava insistentemente con gemiti colei che concepì il Verbo pieno di grazia e di verità, perché si degnasse di farsi sua avvocata e per i meriti della Madre della Misericordia egli stesso concepì e partorì lo spirito della verità evangelica. Così ci dice San Bonaventura da Bagnoregio, del quale quest'anno ricordiamo i 750 anni dalla morte. Bonaventura ricorre alla metafora del trono della grazia e della misericordia e ci presenta Maria, la Vergine, la piena di grazia, come abbiamo appena ascoltato nel racconto dell'Annunciazione. E l'altro riferimento è alla croce di Cristo, che è il trono della misericordia. E Bonaventura cita per intero il versetto della lettera agli Ebrei, 4:16, accostiamoci con fiducia al trono della sua grazia per ricevere misericordia e trovare grazia nell'aiuto opportuno. Il trono della grazia è la Vergine Maria. Il trono della misericordia è la croce di Cristo. Continua Bonaventura, poiché siamo miseri, abbiamo bisogno della misericordia. Poiché siamo peccatori, abbiamo bisogno della grazia. Accostiamoci dunque. Queste parole di Bonaventura in un suo sermone sembrano fatte per noi. Anche a noi oggi viene detto: accostiamoci dunque, avviciniamoci, non abbiamo paura, attraversiamo questa porta della Porziuncola, accediamo con fiducia al trono della sua grazia, continua Bonaventura, perché lui è innanzitutto il padre delle misericordie. E poi troviamo qui la madre delle misericordie, è il Figlio che è la luce
delle misericordie. Allora, la misericordia, il perdono, è la parola che ci incoraggia. Accostiamoci, siamo venuti tutti fin qui, alla Porziuncola, ma non basta venire qui e fare fotografie e video. Chiudiamo i telefonini, per favore. Concentriamoci. Accostiamoci finalmente, perché questo movimento, vedete, è breve. Cosa ci vuole a entrare qui, alla Porziuncola, che quest'anno ci appare vestita in un modo diverso per i lavori in corso? Ma questo passaggio può essere molto lungo. Non abbiamo paura. Superiamo le nostre paure, le resistenze, il timore di non essere perdonati, che non ci sia per noi lì un trono di misericordia, che siamo respinti. Accostiamoci, aderiamo. Questa misericordia ci tocca nel rapporto con Cristo crocifisso, che ha segnato Francesco fin dall'inizio nella piccola chiesa di San Damiano, qui sulle colline di Assisi, e lo ha accompagnato questo segno della croce lungo tutta la sua vita, sino alle stimmate. E stiamo ricordando quest'anno gli 800 anni delle stimmate di Francesco. Gesù crocifisso lo ha chiamato all'inizio a ricostruire la sua casa, la sua chiesa, che andava tutta in rovina. Francesco comincerà questo lavoro di muratura interiore, di ricostruire la casa, innanzitutto da se stesso, vivendo la vita del Vangelo. La prima casa da riparare è ciascuno di noi. Quanto ci piace vedere i peccati degli altri. Questo dito va sempre fuori, eh? È più difficile farlo venire verso di noi. Francesco ha cominciato così, a ricostruire quella casa che era la sua vita. E per questo Francesco ha potuto ricostruire la casa della Chiesa e anche della sua fraternità. Quanto è facile accorgerci di tutte le crepe che ci sono nella casa della Chiesa? È fin troppo facile. Anche quest'anno la Porziuncola che si presenta così, vedete, i frati l'hanno ben adornata, no? Per nascondere un po'. Ma questo cantiere ci ricorda che il primo cantiere è la nostra vita, quella di ciascuno di noi, e anche la nostra comunità di santi, la Chiesa, è un continuo cantiere. Quante crepe! Papa Benedetto XVI ebbe il coraggio di dire quanta sporcizia c'è nella stessa Chiesa, e noi dobbiamo, ahimè, continuare a ripeterlo, ma sappiamo che Dio stesso ha rivestito questa casa che è la sua Chiesa, e Maria è immagine della Chiesa, ci restituisce la Chiesa come Dio la vuole, la sua sposa bella, immacolata, meravigliosa. Che bella la sposa il giorno del matrimonio, no? Anche se c'è qualcosa che non va, si sistema, le donne lo sanno. E la Chiesa è un po' così, è la sposa amata, ma c'è qualcosa che non va, certo, ma l'amore dello sposo, l'amore di Cristo, la rende bella, sempre di nuovo, e il perdono che Lui ci offre continuamente in questo giorno qui ad Assisi in modo particolare, ricostruisce sempre questa casa che è la nostra vita, che è la Chiesa. Ma come possiamo lasciarci rinnovare così? Ci viene incontro ancora San Bonaventura, il quale in un altro sermone dice: bisogna che Cristo ci tocchi spiritualmente, ci tocca, proprio ci tocca, non solo nella testa, tocca la nostra vita, dice Bonaventura, se noi aderiamo a Lui per fede, speranza, amore e compassione, altrimenti non ti può lavare. Accostiamoci. E un secondo invito, lasciamoci toccare dal Signore. Toccare in quel punto della nostra vita, cari amici, dove ci sentiamo più miseri, più peccatori.
Sapete, sacerdoti non italiani, cosa dicono di noi italiani, come ci confessiamo? Perché confessano in Italia, ce n'è qualcuno anche qui alla mia sinistra, dice, voi italiani appena entrate nel confessionale dite non ho fatto niente. È vero? Dobbiamo dire di sì. Cosa vuol dire non ho fatto niente? La prima parola, non ci lasciamo toccare, non ci lasciamo raggiungere in quel punto dove più abbiamo bisogno di perdono, di misericordia, di essere toccati. Lasciamoci toccare. Accostiamoci per lasciarci toccare da Lui, dal Signore crocifisso. Una terza parola, il perdono ci offre l'esperienza della gioia. Accostiamoci, lasciamoci toccare, lasciamoci riempire di gioia. Chi sperimenta veramente il perdono conosce la gioia che ricostruisce, ripara, rinnova i rapporti di amore, di amicizia, di fraternità, come ha scritto Papa Francesco nella sua lettera Fratelli Tutti. Continua Papa Francesco. Alcuni preferiscono non parlare di riconciliazione perché ritengono che il conflitto, la violenza, le fratture fanno parte del funzionamento normale della società. Ci abituiamo a questa situazione e stiamo vivendo, amici, stiamo molto attenti, una nuova mentalità di guerra. È normale. C'è qui Padre Francesco, il custode di Terra Santa, che vive in quel luogo dove la tensione è così palpabile, anche se tutto sembra tranquillo. Ci abituiamo. Io ho visitato in questo anno, in questi mesi, luoghi caldi per la guerra, in Congo, a Goma, Haiti. Sono stato in Israele. Ci abituiamo alla guerra. Ma anche in città, Guayaquil, in Ecuador, tutto bene. Peccato che ogni giorno vengono uccise 7, 8, 10 persone, neanche le contano, con violenza. Ci abituiamo. Ecco, il Papa lo dice, altri sostengono che ammettere il perdono equivale a cedere il proprio spazio, a perdere. Altri credono che la riconciliazione sia una cosa per deboli. Capite allora quanto è forte il messaggio del perdono di Assisi? Capite quanto è veramente rivoluzionario, perché ci dice non rassegniamoci alla non riconciliazione, alla guerra, alla sopraffazione. Quando attraversiamo questa porta della Porziuncola per ricevere il perdono, possiamo anche noi avere qualche sentimento del genere. Sì, va bene, ma tanto non cambia niente, né dentro di me né intorno a me. E qui c'è il germe maligno del fatto che non crediamo alla potenza della risurrezione, perché noi siamo già perdonati, perché il mondo nuovo è già iniziato, perché lo stiamo celebrando in questa Eucaristia. Ma il dono dell'indulgenza che la Chiesa oggi ci fa, rimettere con la colpa anche la pena, ci dice che il cammino del perdono e della riconciliazione è laborioso, è lungo, chiede molto tempo. Il Signore ci fa varcare ancora questa porta, ci permette di accostarci e di lasciarci toccare per costruire in noi il perdono e la misericordia, per aiutarci a lasciarci perdonare e ad essere perdonati. Ancora Papa Francesco nella Fratelli Tutti dice quanti perdonano davvero, davvero. Ho perdonato mai io veramente una persona almeno nella mia vita? Lascio me stesso e ciascuno di noi con questa domanda. Quanti perdonano davvero non dimenticano, ma rinunciano ad essere dominati dalla forza distruttiva che ha fatto loro del male. Non ti lascio potere su di me con il male che mi hai fatto. Decidono di non continuare a inoculare nella società l'energia della vendetta. La vendetta non risolve nulla. Il simbolismo della porta, quest'anno non apriamo la porta, ma il passaggio alla Porziuncola si apre per noi
ci dice quanto è importante aprire le porte del cuore, dell'intelligenza, della nostra vita, delle nostre famiglie, delle nostre comunità, della Chiesa, della società, all'accoglienza. Noi cristiani non possiamo rassegnarci al linguaggio dell'esclusione, del rifiuto degli altri. Lo dico con chiarezza, compresi stranieri, migranti, poveri, anziani, non possiamo aprire le porte e i cuori alla solidarietà. Nessuno si salva da solo, ci continua a ripetere Papa Francesco. In una società dove ognuno è tentato di chiudersi e farsi gli affari propri, noi dobbiamo ripetere: nessuno si salva da solo. Siamo qui come popolo a ricevere il perdono, non ognuno per conto proprio. Le porte e i cuori aperti al dialogo, alla comunicazione, alla riconciliazione, al perdono. Quanto è necessario, ci dice questa porta, aprirci alla forza del Vangelo e lasciare che il Vangelo di nuovo parli. Cosa ha fatto di straordinario San Francesco 800 anni fa? Niente. Ha preso il Vangelo, lo ha letto, lo ha ascoltato e ha detto: si può vivere. E ha cominciato, per grazia di Dio, a viverlo. Ecco la cosa più straordinaria. Tutto questo non avviene per le nostre forze. Non ci accostiamo, non ci lasciamo toccare da Cristo crocifisso. Non possiamo sperimentare la gioia del perdono senza la potenza dell'amore di Gesù Cristo, Figlio di Dio e nostro fratello. Per questo ricorriamo a Lui, inginocchiandoci davanti a un confessore, o sedendoci, è uguale, però andiamoci, confessiamoci. Lo dico un po' come un vecchio parroco, senza tanti giri di parole, confessiamoci. Ma sì, non lo so, ma vedi, ma poi c'è la fila. Confessiamoci. La Chiesa sa che non ci confessiamo volentieri, quindi da oggi a 8 giorni ci lascia ancora tempo. Possiamo ricevere l'indulgenza se ci confessiamo da qui 8 giorni. Confessiamoci. Guardate, è brutto all'inizio, eh? Oddio, cosa dico? Mi vergogno a dire questo, a dire quell'altro. E poi sperimentiamo l'abbraccio di essere toccati profondamente, e sperimentiamo la gioia se ci apriamo alla potenza di Gesù Cristo, Figlio di Dio, che la Vergine Maria ha reso nostro fratello, Lui che con il Padre e lo Spirito Santo è benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Accostiamoci con fiducia al trono della grazia, lasciamoci toccare dal Cristo e chiediamo il dono della gioia per il mondo tormentato, per la Chiesa, per noi. Diciamo insieme: Signore della misericordia, ascoltaci. Signore della misericordia, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, perché sempre più chiaramente si manifesti come luogo della riconciliazione, del servizio fraterno e del culto in spirito e verità. Preghiamo. Signore della misericordia, ascoltaci. Per il Papa, successore di Pietro, perché animato dalla sapienza e dalla forza dello Spirito, continui ad annunciare con il dono della sua vita la parola che salva. Preghiamo.
Signore della misericordia, ascoltaci. Per i popoli del mondo intero feriti dall'orrore della guerra e del terrorismo, in particolare per i popoli della Terra Santa, perché imparino, Signore, a camminare sulla via della pace, accogliendo i segni di speranza di coloro che perdonano per il Tuo amore. Preghiamo. Signore della misericordia, ascoltaci. Per l'ordine dei frati minori e per il suo ministro generale, perché come San Francesco sappia portare nel mondo la testimonianza gioiosa della conoscenza di Cristo povero e crocifisso. Preghiamo. Signore della misericordia, ascoltaci. Per gli anziani, i malati e i sofferenti, perché non si lascino vincere dallo sconforto, ma per la forza della fede e la solidarietà dei fratelli, sentano che il Signore è vicino a ciascuno di loro. Preghiamo. Signore della misericordia, ascoltaci. O Dio ricco di misericordia, rendici la gioia di essere salvati e guidaci con la forza del Tuo Spirito alla grande festa che Tu prepari ai figli che ritornano a Te, per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia di questo giorno del perdono, possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti offriamo con gioia, o Signore, il pane e il vino per il sacrificio di lode nella festa della madre del tuo figlio. In cambio della nostra umile offerta, donaci una conoscenza sempre più viva del mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è ancor più dolce e doveroso, in questa memoria solenne della Beata Vergine Maria, Regina degli Angeli, magnificare il tuo amore per noi, con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, o Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei, trono di misericordia, ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa del celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio e Regina degli Angeli, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Francesco e Chiara e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Accostiamoci al Padre della Misericordia, lasciamoci toccare dal Figlio, il Cristo crocifisso, sperimentiamo la gioia dello Spirito, la gioia del perdono. Diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono del perdono e della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Per ricevere l'Eucarestia formeremo due file davanti all'altare
una fila sul lato destro della navata, quattro file a metà della navata e due file nella navata laterale di destra. Per le persone che necessitano della particola senza glutine, un ministro sarà presente accanto all'organo. Chi riceve l'Eucaristia sulle mani deve consumarla davanti al ministro.
preghiamo. Ci giovi, o Signore, il convito a cui abbiamo preso parte in questa celebrazione della Vergine Maria. Ci faccia sperimentare più abbondantemente la misericordia del tuo Figlio e ci ottenga di amare per sempre Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dal diploma di Teobaldo, vescovo d'Assisi. Rendiamo noto a tutti i fedeli con la presente lettera le modalità e le caratteristiche dell'indulgenza e in quali circostanze il Beato Francesco, mentre era in vita, l'ottenne da Papa Onorio. Il Beato Francesco risiedeva presso Santa Maria della Porziuncola e una notte gli fu rivelato dal Signore che si recasse dal sommo pontefice Onorio, che in quel tempo dimorava a Perugia, per impetrare una indulgenza a favore della medesima chiesa di Santa Maria della Porziuncola, riparata allora da lui stesso. Egli, alzatosi di mattina, chiamò frate Masseo da Marignano, suo compagno, col quale si trovava, e si presentò al cospetto di Papa Onorio e disse: «Santo Padre, di recente, ad onore della Vergine Madre di Cristo, riparai per voi una chiesa. Prego umilmente vostra santità che vi poniate una indulgenza conseguibile senza oboli». Il Papa rispose: «Questo, stando alla consuetudine, non si può fare, poiché è opportuno che colui che chiede un'indulgenza la meriti stendendo la mano ad aiutare. Ma tuttavia, indicami quanti anni vuoi che io fissi riguardo all'indulgenza». San Francesco gli rispose: «Santo Padre, piaccia alla vostra santità di concedermi non anni, ma anime». Ed il Papa riprese: «In che modo vuoi delle anime?». Il Beato Francesco rispose: «Santo Padre, voglio, se ciò piace alla vostra santità, che quanti verranno a questa chiesa confessati, pentiti e, come conviene, assolti da un sacerdote, siano liberati dalla colpa e dalla pena in cielo e in terra, dal giorno del battesimo al giorno e all'ora dell'entrata in questa chiesa». Il Papa rispose: «Molto è ciò che chiedi, o Francesco. Non è infatti consuetudine della Curia Romana concedere una simile indulgenza». Il Beato Francesco rispose: «Signore, ciò che chiedo non viene da me, ma lo chiedo da parte di colui che mi ha mandato, il Signore Gesù Cristo». Allora il Signor Papa, senza indugio, proruppe dicendo tre volte: «Ordino che tu l'abbia». I cardinali presenti obiettarono: «Badate, Signore, che se concedete a costui una tale indulgenza, farete scomparire l'indulgenza della Terra Santa e ridurrete a nulla quella degli apostoli Pietro e Paolo, che sarà tenuta in nessun conto». Rispose il Papa: «Gliel'abbiamo data e concessa. Non possiamo, né è conveniente annullare ciò che è stato fatto, ma regoliamola in modo tale che la sua validità si estenda solo per una giornata». Allora chiamò San Francesco e gli disse: «Ecco, da ora concediamo che chiunque verrà ed entrerà nella predetta chiesa, opportunamente confessato e pentito, sia assolto dalla pena e dalla colpa. E vogliamo che questo valga ogni anno in perpetuo, ma solo per una giornata, dai primi vespri, compresa la notte, sino ai vespri del giorno seguente». Mentre il Beato Francesco, fatto l'inchino, usciva dal palazzo, il Papa, vedendolo allontanarsi, chiamatolo, disse: «O Semplicione, dove vai?».
quale prova porti tu di tale indulgenza? E il beato Francesco rispose: per me è sufficiente la vostra parola. Se è opera di Dio, tocca a Lui renderla manifesta. Di tale indulgenza non voglio altro strumento, ma solo che la Vergine Maria sia la carta, Cristo sia il notaio e gli angeli siano i testimoni. Con quanta solennità poi fu resa pubblica l'indulgenza nell'occasione della consacrazione della stessa Chiesa da parte di 7 vescovi, non intendiamo scrivere, se non soltanto quello che Pietro Zalfani, presente a detta consacrazione, affermò davanti a frate Angelo, ministro provinciale, a frate Bonifazio, frate Guido, frate Bartolo da Perugia e ad altri frati del convento della Porziuncola, e cioè che egli era presente alla consacrazione di quella chiesa che fu celebrata il 2 agosto ed aveva ascoltato il beato Francesco mentre predicava alla presenza di questi vescovi, che egli aveva in mano una cedola e diceva: «Io voglio mandare tutti in paradiso e vi annunzio un'indulgenza che ho ottenuto dalla bocca del Sommo Pontefice». Dato in Assisi nella festa di San Lorenzo dell'anno del Signore 1310. Fratelli e sorelle, la lettura del diploma di Teobaldo ci ha introdotto nella storia di salvezza e di grazia, di cui faremo memoria qui in questi giorni. Una celebrazione che è opportunità di vita nuova per tutti noi. Il dono della misericordia del Padre ottenuto per intercessione della Vergine Maria, per mezzo della Chiesa, e per tutti gli uomini dal servo di Dio, Francesco, il perdono di Assisi, la grande indulgenza della Porziuncola. Quel giorno, il 2 agosto 1216, i vescovi qui riuniti con Francesco compirono la dedicazione della Porziuncola, consacrata a Dio e dedicata alla Vergine Maria. Questa festa è anche la memoria liturgica di quella dedicazione. La Porziuncola, casa di Dio, tempio di Dio, luogo di grazia e di perdono. Il ministro generale, con l'ingresso in essa, inaugurerà ufficialmente il perdono di Assisi. La piccola chiesa verrà incensata per ricordarci che la gloria di Dio la abita, la riempie per sempre e in pienezza. Canteremo e pregheremo insieme le orazioni previste dalla Chiesa per l'uglare indulgenza. Viviamo questo gesto con fede e devozione.
fogli trovate la melodia e il testo del credo. Credo in un Deo, Padre onnipotente, factorem celi. Thank you.
continuiamo a pregare secondo le intenzioni del Santo Padre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto, vi apra la porta della sua misericordia e vi doni il perdono e la pace. Amen. Per intercessione del nostro Padre San Francesco, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del perdono che riceviamo e che doniamo è la nostra forza. Andate in pace. Grazie.
Per la visita alla Porziuncola occorre passare dalla navata sinistra. Guardando la Porziuncola c'è l'ingresso speciale e poi vi condurrà verso l'uscita. Non è possibile passare dall'ingresso principale.